Non siamo moltissimi perché sabato sera, come sapete, ci sono altre tradizioni nella nostra città e poi abitualmente il là agli eventi culturali in genere viene dato in orario più compatibile un po' dopo le ore 17 che abbiamo invece deciso noi per questo incontro, ma le ragioni per definire così l'appuntamento erano tante, tra le quali ce n'è una in particolare che segnalo subito, dovuta alla presenza del nostro sindaco Carlo Masci, che ha numerosi altri impegni e quindi ci deve lasciare rapidamente per raggiungere altri luoghi della città. E quindi vado subito a ricordare il titolo della mostra: Salvatore in corpora, il rosso agrumato dell'uomo, opere 1954-2003. Come Fondazione Pescara Abruzzo e in particolare devo dire come anche Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, di cui ricopro la carica di presidente nazionale ed è qui presente con me il professor Zani, vicepresidente di questa associazione, lo presenterò meglio subito dopo. Siamo particolarmente onorati e orgogliosi di proporre all'opinione pubblica abruzzese, alla comunità cittadina e non solo, ma anche alle attenzioni, un progetto culturale che vista un personaggio quale ci incorpora, in quanto nella sua figura ricomprende una storia personale di vita esemplare coniugata con un grande impegno come scultore, come pittore, come anche poeta, narratore. Per capire questa interconnessione, questo intreccio, e l'importanza che riveste questa storia esemplare nel panorama italiano, sia sotto il profilo artistico, sia sotto il profilo della storiografia tutt'ora, abbiamo qui ospiti i massimi, credo, protagonisti, esponenti della storiografia contemporanea italiana e particolarmente versati, specializzati sui temi che hanno caratterizzato come più non poteva essere la vita e l'esperienza artistica del protagonista Salvatore in corpora, cioè le vicende della seconda guerra mondiale e tutto ciò che si riconduce alla stessa, e sono questi ospiti così prestigiosi e autorevoli, Elena Aga Rossi e il professor Luciano Zani, entrambi professori universitari prestigiosissimi, hanno scritto libri che sono passati e sono tuttora riferimenti imprescindibili della storiografia contemporanea italiana, decani dell'accademia più prestigiosa del nostro paese. E quindi come città di Pescara, come Abruzzo, siamo davvero onorati di averli con noi e per essersi resi disponibili anche a guidarci per meglio capire il progetto culturale di mostra che andremo poi subito dopo a visitare. Un altro ringraziamento che devo fare con anche grande riconoscenza e alla famiglia del protagonista di Salvatore, cioè la famiglia in corpora, che qui è presente con tutti e tre i figli e quindi i fratelli. C'è la sorella, la figlia Gemma e i fratelli Giovanni e Egidio. Hanno fatto tantissimo per favorire la nascita, prima il concept, poi la realizzazione di questo progetto. Ci hanno raggiunto dalla Sicilia per questa occasione, in realtà scrupolosi come sono e attenzionati affettivamente al maestro Gemma e Egidio,
confronti anche in altri momenti per capire bene se potevano fidarsi e quando potevano fidarsi di chi li aveva invitati, la sentenza, come voi vedrete, è stata assolutamente favorevole, ma non era scontato, perché le opere che vedremo in massima parte sono raccolte in un allestimento permanente presso un museo dedicato al maestro e sta vicino Catania. E qui io mi fermo, dando la parola al sindaco per un suo saluto, preceduto da un particolare riconoscenza verso il nostro sindaco, che sono tenuto a fare in questo caso come presidente della Fondazione Pescara Abruzzo, ma anche come presidente della NRP, perché pur avendo tantissimi impegni, come ho già sottolineato, per cui ci lascerà immediatamente dopo il suo intervento e il suo saluto, constatiamo che il nostro sindaco onora al meglio tutte le attività che hanno come tema, come protagonista, la cultura, e bisogna riconoscere che fa qualunque sforzo per essere presente, di supporto, di aiuto, di incoraggiamento, perché per noi è soprattutto poi questo che più conta, di incoraggiamento a fare di più e a fare meglio per il bene della nostra città. Quindi grazie sindaco, a te la parola. Vedete che insomma non siamo moltissimi, ma neanche pochi, ma oggi abbiamo un'altra possibilità, un'altra fortuna, che siamo in rete, stiamo andando in diretta e mi segnalano che abbiamo già numerosi contatti che ci stanno seguendo, e quindi saluto anche a chi ci segue in remoto. Grazie a te sindaco. Grazie. Un caro saluto ai presenti, un ringraziamento doveroso al professor Martoscio per come conduce la fondazione, per come organizza iniziative culturali importanti e significative nella nostra città, e per questo che cerco di essere sempre presente, perché oltre al piacere di osservare opere di artisti di livello nazionale e internazionale, ho anche la possibilità di imparare molto, e quindi vengo volentieri, così come cerco di essere presente in tutte le manifestazioni che si svolgono a Pescara. Pescara è una città molto effervescente, molto viva, c'è un mondo culturale che organizza iniziative, manifestazioni, ed è giusto che il sindaco ci sia per rappresentare la città. Saluto gli autorevoli professori che sono qui a fianco a me, la professoressa e il professore, che danno lustro alla nostra città con la loro presenza, e anche i figli dell'artista. Certo, io non voglio né posso esprimere giudizi legati a una competenza o una professionalità nel campo artistico sui quadri che sono esposti, però devo dire che io sono arrivato presto, alle 5 sono arrivato, non c'era nessuno quando io sono arrivato, e ho avuto modo di guardare la mostra, bellissima, da cittadino comune, bellissima, da sindaco ho letto però la storia e la vita del maestro, dell'artista, una vita lunga, una vita intensa, suo malgrado, ha attraversato il Novecento, i drammi e le tragedie del Novecento, da protagonista, perché internato dopo l'8 settembre, quindi una vita complicata, e la sua passione per il territorio si è espressa in tutto il percorso, perché la questione meridionale, ho visto che lui ha trattato il legame con la Sicilia, con il suo territorio, la sua terra, il suo amore, che poi è stata espressa e sono stati espressi nei quadri. L'impressione che ho avuto quando sono entrato nella mostra, questo contrasto di colori,
forte, bello, che ti prende, che ti affascina, ti cattura l'occhio. Poi queste grandi mani, questi grandi piedi, come se fosse un novello come Ennio Agrippa, perché l'importanza delle membra nel corpo, questa è l'impressione che ho avuto, perché cerco di trarre sempre qualche spunto da quello che vedo, e l'immagine ti colpisce, quindi veramente poi verrò a vederla con calma la mostra, perché adesso dovrò proseguire il mio giro, però già mi sono prenotato un giro con il professor Martoscio, anche perché ci sono delle sculture molto belle, perché da quello che ho visto è stato un artista poliedrico, pittura, scultura e poi vita vissuta, che poi l'arte e le immagini sono quello che noi abbiamo vissuto, riportare sulla creta, con la creta oppure sui quadri, con la pittura. Quindi grazie per darci la possibilità di vedere queste bellissime opere. Abbiamo anche parlato prima con la professoressa e il professore, hanno detto che a casa vostra avete più musei dentro la stessa casa, e quindi veramente per voi, oltre che il legame paterno, c'è anche questo legame che ogni giorno rinsaldate con le immagini che avete. Quindi auguri, grazie, e grazie al professor Martoscio. Grazie Sindaco, ci vediamo. Continuiamo allora la presentazione, pretendendo come primo intervento dopo i saluti quello della professoressa Elena Aga Rossi. Ho già detto appena qual è il suo profilo e adesso avremo modo di apprezzarla direttamente per quello che ci dirà. Grazie. Buongiorno, sentite? No. Non sono sempre molto fortunata, ecco, direttamente, sì, molto vicino. Bene. Buongiorno a tutti, e intanto ringrazio il professor Martoscio e la Fondazione per l'invito e per la possibilità di vedere insieme con voi alcune delle opere di questo pittore originalissimo e particolarissimo, che è poco conosciuto ancora in Italia. E quindi forse tocca a me dire qualcosa un po' di più della sua vita rispetto a quello che ha già detto giustamente il sindaco. E lui era un pittore, diciamo, figlio d'arte, figlio e nipote di una donna nata, dunque lui è nato nella gioiosa Ionica, che è un piccolo paese povero della Calabria, e la madre, in contrasto con i colleghi della famiglia, si è decisa di fare la scultrice, appunto seguendo le orme del padre, e appunto è pensato, appunto stiamo parlando dell'Ottocento, quindi di quante difficoltà ha messo una donna ad affermarsi. Poi è diventata anche fotografa, ecco, si scoprono quante donne hanno fatto cose incredibili di arte nella pittura, nella scultura, nella scrittura, che sono del tutto sconosciute. Ecco, nasce così, e nasce ovviamente in un paese povero, in cui l'unico, ovviamente, durante il regime fascista, in cui quindi è ovviamente un fascista come quasi tutti allora, perché quello è il regime per cui le uniche informazioni che si hanno in quel periodo, in cui una Calabria povera. E la svolta nella sua vita, che sarebbe stata una vita tranquilla livello locale, invece avviene con la guerra. Lui viene, come molti della sua generazione,
chiamato alle armi nel 1941, parte quindi, e è stato 2 anni e poi c'è la svolta nel paese, cioè l'armistizio, che cambia tutto, cioè dalla convinzione di tutti di vincere una guerra insieme con la potente Germania, cioè, da un giorno all'altro noi scopriamo di avere l'ex alleato diventa nemico, e di fronte, come sapete, il nostro governo scappa, e quindi senza lasciare ordine ai comandi, quindi c'è una dissoluzione dell'esercito, e nello stesso tempo la necessità di imposta praticamente dai tedeschi di scegliere tra continuare la guerra con loro o invece essere loro prigionieri. Ecco, la maggior parte dei soldati sceglie la prigionia, ma è una prigionia pesante, difficile, che è stata anche poco conosciuta in Italia, perché poi nel secondo dopoguerra tutti questi anni e tutti questi soldati, le sofferenze di questi soldati vengono dimenticati, si vuole rimuovere quel periodo di una guerra sconfitta. E quindi la cosa, anche addirittura il loro nome, IMI, io ho provato a chiedere a degli amici che cosa si intende per IMI, la maggior parte delle persone non lo sa, perché dici prigionia di guerra, capisci che cosa sia. Invece IMI è perché IMI? Perché Hitler decide che in quel momento era molto meglio, c'era nato il governo Mussolini, quindi era una parte d'Italia era ovviamente alleata ancora dei tedeschi, quindi non si poteva parlare di prigionieri, e quindi si inventa il nome di internati. Questo però vuol dire che questi poveri internati sono molto trattati molto peggio, perché non hanno nemmeno l'assistenza della Croce Rossa. Ecco, di queste loro vicende allora appunto si sapeva molto poco, perché e quindi anche ma in realtà di tutto si sa di cosa se, dopo noi abbiamo saputo della Shoah, della persecuzione ebraica, ma anche sempre quella molto tardi. Se voi pensate che lo stesso capolavoro di Primo Levi, Se questo uomo, è stato rifiutato dalla casa editrice Einaudi, e lo stesso avviene ancora molto molto di più avviene per gli internati militari, che, di cui si conosce a parlare, si parla prima, ovviamente salvo alcune pubblicazioni se ne comincia a parlare solo negli anni 90. Ecco, che cosa per tutti, c'è un iter comune a tutti, che è quella dell'imprigionamento e la strada verso le prigioni tutto il territorio occupato dalla Polonia e la Germania stessa, e però attraverso trasportati su carri bestiame, senza cibo, senza acqua, e con sofferenze estreme, e lì poi vengono usati come lavoratori per il Reich, perché per la guerra praticamente è stata sostanzialmente sostenuta dal lavoro dei prigionieri di guerra e degli internati. E nei lavori alcuni sono più fortunati, hanno lavori più facili, altri sono nelle miniere, nelle officine, con orari molto, scusate, orari di 12 ore, e quindi ecco, molti poi ci sono le malattie, il tifo, il freddo, tutti sono vestiti con i vestiti con cui sono stati presi prigionieri, e quindi tra l'altro appunto sono stati poi considerati nel dopoguerra come soldati di Mussolini, quindi quasi come dei fascisti, quindi di
dimenticate anche per questo, loro stessi non hanno spesso parlato perché pensavano che era difficile far capire la sofferenza che avevano attraversato. Però in realtà molti loro hanno rifiutato di aderire, c'era cioè la possibilità di aderire alla Repubblica Sociale, è stato soprattutto gli ufficiali, ovviamente è stato offerto varie volte e hanno rifiutato, mentre invece avrebbero potuto tornare in Italia e salvarsi. Ecco, noi stiamo parlando qui di 650.000 uomini, veramente quindi è una tragedia che coinvolge buona parte delle famiglie italiane. Io, quando se ne parla, si scopre quante persone hanno avuto nelle loro famiglie degli internati. E di questi 650.000 uomini, 50.000 non sono tornati, quindi è una percentuale molto, molto alta di persone morte e disperse. Alcune di queste non si sa nemmeno dove sono morte, perché alcune sono morte poi negli ospedali, e quindi nessuno li ha mai considerati, e anche il governo italiano, devo dire, è sempre stato poco attento a cercare di ricostituire questa storia. Ecco, nel caso di Incorpora, bisognerebbe qui in realtà la cosa importante da dire sarebbe parlare della sua arte, non della sua scrittura, perché è stato appunto un pittore, un scultore e uno scrittore anche, un vero partecipe della vita del suo paese. Io parlo ovviamente più della parte letteraria, perché queste lui ha scritto delle memorie, scritte nel 92 la prima edizione, la seconda edizione è stata pubblicata da Rubettino nello scorso anno, e in cui appunto racconta questa storia, la sua vicenda personale, che è ancora più, forse tra quelle tante raccontate, è una delle più drammatiche, perché al momento del passaggio tra l'avanzata sovietica, lui era in Polonia, quindi è stato liberato, lui stava, il suo campo stava vicino a Auschwitz, insomma, quindi al periodo della liberazione di Auschwitz, che tutti voi conoscete, cioè nel gennaio del 45, e quindi lì cioè, ha dovuto fare un'altra scelta, se rimanere con i tedeschi che si portavano indietro i prigionieri, se quando non li ammazzavano, come nei casi dei prigionieri politici, oppure aspettare i russi, e anche quello era pericoloso, perché molti sono morti anche così, perché per i russi gli italiani erano dei fascisti, nonostante che l'Italia ormai fosse passata alla cobelligeranza. Nel caso di Incorpora lui ha avuto la fortuna anche di avere come amici una famiglia polacca che l'ha nascosto nel momento tragico e difficile del passaggio di fronte, e poi però è stato aggregato praticamente all'esercito dell'Armata Rossa che nella sua avanzata fino a Berlino. Quindi lui ha partecipato in prima persona a questa guerra, quindi alle terribili circostanze, facendo i lavori per i russi, rimanendo, pur essendo cosiddetto liberato, in realtà un prigioniero, con lavori massacranti di pulizie delle strade, di creazione delle fosse, eccetera. E quindi vedendo la morte ogni giorno e sapendo che poteva ogni giorno morire, come quelli che morivano vicino a lui. Forse la storia è abbastanza drammatica. Il suo libro è un libro molto particolare, anche qui la sua che è una forma difficile, molto con parole quasi spezzate, con un'espressione però dirette, chiare, come se, infatti sembra, in realtà lui dice da un diario, probabilmente aveva delle note, perché l'immediatezza con cui racconta queste storie, anche queste
accende è quella di uno che sembra averle visto in quel momento, quindi è molto impressionante, molto evocativo. E c'è una quasi violenta in qualche immagine, in qualche passaggio. E il ricordo però di queste esperienze drammatiche come prigioniero riemerge in tutte le sue espressioni artistiche, nelle racconti, nelle poesie che lui fa e anche nei quadri. Soprattutto ci sono una serie di quadri che riguardano la guerra, li vedrete, sono molto belli, le conte, perché per esempio tutti i prigionieri devono aspettare delle ore prima per essere contati ogni giorno al freddo. Magari al ritorno anche dal lavoro, dopo tanto lavoro, devono stare in piedi delle ore. E nei tragitti si vedono appunto le tradotte, le sofferenze delle persone appunto che hanno un'aria scarnita, ecco, anche lui come molti altri, torna dalla guerra, pesava 40 kg, era arrivato, era partito giovane e tante, e torna invece quasi che non viene riconosciuto dalla famiglia, se non dalla madre. Cioè, le ultime pagine sono molto belle di questo ritorno all'alba, a una casa che è tanto desiderata. E il libro, appunto, lui, caratteristica di questa personalità è la sua volere far testimonianza, cioè lui vive e partecipa della vita del tempo, anche se avendo deciso di vivere in un piccolo paese, la lingua grossa, cioè diventa un dalla Calabria, diventa un siciliano di adozione e partecipa anche attivamente anche alla vita, al fatto lui era un insegnante di scuola, di disegno, ma è preoccupato per esempio per il mantenimento dei beni culturali del suo paese, fa delle lotte perché non venga per esempio buttata giù una chiesa, cose che capitavano soprattutto appunto nella Sicilia e nel meridione, dove era ancora meno attenta che nel resto del paese. Anche nel resto del paese abbiamo avuto delle istruzioni terribili, ma comunque ecco, quindi, e poi anche sui padri, appunto, io purtroppo non sono una storica dell'arte, quindi ci dovrebbe, spero che comunque forse i figli parleranno meglio di tutti i temi così che sono legati alla sofferenza anche, alla vita dei poveri, alla vita dei vinti. Ci sono molti appunto dei ricordi sia della sua vita precedente e sia della vita, per esempio molte immagini, molti quadri riguardano vocazioni verdiane. E poi c'è un senso di pathos, un senso religioso che è quello che ha permesso di sopravvivere, no, insieme all'amore per la famiglia, e questo è stato molto importante. Questo dimenticavo anche di dire che anzi una importante è stata anche la sua decisione poi di usare la sua arte. E quindi la sua passione per l'arte l'ha aiutato anche fisicamente, no, nel senso materialmente, perché i suoi carcerieri gli piacevano molto le statuine, le cosine che faceva di creta, e quindi in cambio magari gli davano qualche patata in più, che era fondamentale per la sopravvivenza allora. Ecco, devo dire questo autore è così complesso, perché appunto anche si vede in questa mostra, in parte si vede questa evoluzione, questa partecipazione alla vita del momento. Per esempio c'è un tema degli immigrati, un tema molto importante. Perché stiamo parlando anche appunto dell'immigrazione del sud al nord,
quindi a cui lui capisce che cosa vuol dire appunto abbandonare la propria terra, lui che è così legato alla sua. E ci sono molto anche il tema religioso, appunto purtroppo qui non è stato potuto portare, stavo parlando con ho avuto il privilegio di vedere, come dicevo, i quadri, le sculture delle case del museo di lingua grossa, delle case dei figli, e ci sono delle crocifissioni bellissime, anche delle sculture di presepi che sono state anche in molte mostre durante la sua vita, ma ecco, come dicevo, una produzione immensa, quindi, però questa mostra è comunque dà un'idea chiara della varietà dei temi e dell'importanza di questo pittore. E per ultimo devo dire che la sua, forse anche il suo libro, vale la pena di leggerlo, è un libro molto attuale perché parla degli orrori della guerra e appunto anche nei quadri si parla degli orrori della guerra. Purtroppo noi anche gli orrori che lui ha visto, soprattutto nel periodo proprio dell'avanzata dell'ultima parte, quando la violenza, la vendetta dei sovietici si esercita anche sulla popolazione, con gli stupri, con l'eliminazione, con tutto quello terribile che può, come succede in guerra, purtroppo noi pensiamo di averlo dimenticato, di poterlo lasciare nel passato, invece lo stiamo rivivendo con la guerra contro l'Ucraina adesso, quindi anche questo rende ancora più attuale l'opera di Salvatore Incorpora. Grazie. Grazie alla professoressa Elena Garossi nel dare il passaggio di testimone, cioè il microfono, al professor Luciano Zani. Approfitto per sottolineare che i nostri due relatori sono accomunati da una straordinaria fortuna che hanno avuto nella vita, cioè come ricercatori poter salire sulle gigantesche spalle di uno dei grandi, indimenticabili protagonisti della storiografia italiana ed europea, qual è stato Renzo De Felice. Lei è stata la prima allieva, diciamo, prediletta del grande storico e ricercatore, e il professor Zani è un altro degli esponenti di questa straordinaria e prestigiosa scuola storiografica vanto del nostro paese. Poi c'è un piccolo dettaglio che voglio aggiungere, che accomuna invece il professor Zani, il sottoscritto e i figli del maestro Salvatore Incorpora. Cioè, noi abbiamo avuto anche un'altra piccolissima fortuna in questo caso, di poter salire su spalle molto più deboli, molto più fragili, molto più umili dei nostri padri, tutti internati, che hanno in comune nella vita questa tragedia. E mi ha colpito un'espressione della professoressa Elena Garossi, e cioè che questi personaggi in realtà nella loro vita hanno evitato il più possibile di parlare di questa tragedia. Ecco, mio padre è uno di questi, non ha mai voluto parlare della sua tragedia personale, se non nei racconti di nascosto che ha cominciato a fare ai nipoti, ma in assenza di figli. E questo la dice lunga su quali tragedie personali, quali grandi dolori, quali esperienze umilianti sotto il profilo umano, tali da essere considerati da questi protagonisti irriferibili, irraccontabili. E aggiungo un'altra cosa: questa colpa che ha la vita pubblica del paese, anche istituzionale, che per tanti decenni ci è
crollo del muro di Berlino per aprire una pagina nuova anche nella storiografia ufficiale del paese, per rimuovere questa pagina così imbarazzante, considerata imbarazzante, erroneamente considerata imbarazzante, e che invece è una delle pagine importantissime del movimento di liberazione del paese. Istituzionalmente ci è voluto il nostro attuale presidente, Sergio Mattarella, a sdoganare il tema e a includere questa resistenza nel movimento di liberazione del paese, chiamandola resistenza non armata. E il Presidente della Repubblica ha fatto tutto questo nella nostra regione, celebrando la Brigata Maiella. In quell'occasione ha usato queste parole e quindi, con l'autorevolezza della carica, finalmente le istituzioni repubblicane hanno dato voce a pagine così tragiche che hanno coinvolto milioni e milioni di famiglie italiane. Quindi la parola adesso al professor Luciano Zani, che, come anticipavo, mi onora di essere vicepresidente di questo importante ente morale che è l'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, costituito tale dal decreto del Presidente della Repubblica del 1949, e che è qui questa sera anche perché è molto amico dei fratelli in corpora, e lo ringrazio anche perché è attraverso lui che ho conosciuto questa storia. A te, Luciano, grazie. Grazie Nicola, grazie per la presentazione. Lasciatemi anche dire che, per ragioni del tutto casuali, avendo una moglie che da 25 anni insegna matematica nella vostra facoltà, nella facoltà di economia della vostra università, sono diventato un pescarese di adozione e mi sono innamorato del mare e dei monti, e ogni volta che posso da Roma vengo da queste parti. Devo dire che, proprio perché ci vengo da molti anni, lasciami dire una cosa che penso spesso girando da queste parti. Da dopo il lockdown, da quando è nato l'Imago Museum e le tante mostre che Nicola Mattoscio organizza, io ho avuto proprio la sensazione di un salto di qualità nella dimensione culturale della città. E questo mi sembra un merito notevole, mi ha fatto anche piacere sentire l'assoluta consonanza del sindaco, insomma, con questo processo di crescita, secondo me estremamente evidente. Detto questo, io non dirò quello che mi viene, perché non le cose poi le ha dette Elena sulla dimensione dell'internamento, in particolare su quel grande paradosso, no, se ci pensate, cioè, il fatto che fossero circa 650.000, ovviamente sono tutte stime, significa che è molto difficile che qualcuno di voi non abbia avuto un padre o un nonno, uno zio o un parente internato. Mussolini disse: noi abbiamo il problema di quei 650.000 perché quei 650.000 rappresentano dai 7 ai 10 milioni di italiani, tra padri, madri, fidanzate, mogli, figli, parenti, amici. Quindi è una dimensione di massa di cui stiamo parlando, non è di pochi. La dimensione dell'internamento è numericamente molto superiore a quella del partigianato, come a quella dei volontari della RSI. Parliamo di una. E nello stesso tempo il paradosso è che c'è stata la rimozione.
anche mio padre non ne parlava, faceva qualche battuta sul fatto che i giovedì gli davano gli gnocchi, la domenica il dolce, ma insomma erano battute. Qualche volta ci raccontò che andavano rivoltando la terra sotto le cucine per trovare un po' di bucce di carote eliminate dalla cucina del lager. E lui capitò tra l'altro di uno dei più duri, quello di Piala Tuglasca, quindi... però è tornato, se no io non sarei qui a parlare con voi. Quindi questo è un grande paradosso. Allora è molto importante che la memoria di quella storia, che appunto proprio perché la vediamo assolutamente ripetersi in certe forme ancora oggi, quella memoria non vada perduta. Io mi auguro che nell'80° anniversario del 43-45 si possa fare una grande operazione di recupero di quella memoria. Di che parliamo? Io credo che intanto parliamo con un limite. Io e Elena Garossi siamo storici contemporaneisti, non siamo storici dell'arte. Magari ne parleranno i figli, però dal mio punto di vista mi verrebbe quasi voglia di darvi un piccolo compito a casa, cioè a voi che siete qui, bisogna ringraziare il fatto che voi siete qui. Cioè, guardando la mostra, provate a vedere se ci trovate dentro, in quei quadri, in quelle sculture, in quelle terracotte, gli echi di quello che noi da storici vi raccontiamo dell'esperienza di guerra e di prigionia di un internato come Salvatore in Corpora. Ecco, perché questo poi è quello che succede, nel senso che noi abbiamo ricostruito anche sui documenti ufficiali, sui documenti d'archivio, la storia dell'internamento. E poi quando troviamo un singolo internato e l'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia ha questa idea fissa, cioè quella non solo di conservare la memoria collettiva di quell'evento, ma anche quando è possibile di ridare un nome, un volto e una storia a ciascuno di loro. Noi abbiamo creato un albo degli Inni Caduti, lo trovate online, basta digitare albo Inni Caduti su internet e vi compare una banca dati dove potete cercare qualcuno di cui conoscete sia morto in quella dimensione. Ormai siamo a ben oltre 40.000 nomi di chi non è tornato da quell'esperienza. Abbiamo creato anche un lessico biografico dell'internamento, cioè, e lì ce ne vorrà, per non si arriverà mai alla fine, come capite, visto che erano circa 650.000, siamo a 300-350.000 nomi, e non è che li mettiamo a caso perché qualcuno ci dice che un suo parente era lì, li mettiamo e li validiamo se abbiamo un incrocio di documenti che ci consentono di validare quella scheda. Allora è importante che questa memoria si conservi e che sia di nuovo riattivata nell'ambito familiare. Io sono convinto che tanti hanno ancora lettere, magari qualche diario sarebbe la cosa più importante, qualche foto, qualcosa che documenti quell'esperienza. Credo che sia molto importante mantenere viva questa memoria. Allora, quando poi noi troviamo l'esperienza di un singolo come Salvatore in Corpora, ognuno di noi va a cercare nei suoi quadri, nella sua esperienza artistica, cosa può essere stato conseguenza di quella esperienza originaria. Io devo dire che ci ho trovato moltissimo e vi posso dire che non è solo nel caso di Salvatore in Corpora. È stato creato un catalogo di oltre 70 pittori dell'internamento. Diversamente da In Corpora, molti di questi dipingevano, ma poi non è diversamente da In Corpora, come diceva Elena, lui faceva come salvavita,
nell'internamento le statuette di Creta, le modellava e per avere una porzione di brodaglia in più, una patata in più, una patata in più poteva voler dire sopravvivere, e nello stesso tempo però facevano anche molti sacrifici per poter attuare questa dimensione culturale, nel caso suo in parte anche religiosa. La cosa più straordinaria è che lui per primo sicuramente ne fu il protagonista, ma insieme ai suoi compagni di internamento costruirono un presepe di statuine di terracotta che fu messo nel duomo del paese presso il quale c'era il lager da cui entravano e uscivano per andare a lavorare, peraltro in un alto forno. Lui lavorava in un luogo in cui c'erano non so quanti gradi di calore mentre lavoravano, poi uscivano nell'inverno polacco e trovavano da meno 10 a meno 30 fuori. Questa era la loro condizione. Allora creano cioè si sente dal modo in cui ne parla nel suo diario, creano una spinta collettiva a costruire qualcosa non solo per loro, ma anche per i polacchi, che avevano un atteggiamento molto solidale nei confronti dei prigionieri italiani. E quindi costruiscono un presepe, non sono gli unici. Se voi venite a Roma, via Labicana, c'è un nostro museo dell'ANRP, nel quale tra l'altro in questo momento è in corso una mostra che definirei, come dire, analoga, gemella a quella che c'è qui e in cui trovate quei quadri a cui accennava Elena e i disegni, che li vedete anche qui, relativi all'internamento. Quindi vi invito ovviamente anche a visitare la piccola mostra romana, che è una specie di modo per completare, diciamo, quello che vedete qui a Pescara. Allora, cosa significa questa dimensione? Allora, questo forse è uno dei punti che mi hanno colpito di più della storia di Salvatore in Corpora, perché alla fine ci dà veramente il senso e il significato di questa storia. Chi sono questi 650.000? Sono degli eroi? Erano giovanissimi nativi fascisti, potremmo dire. Avevano respirato a pieni polmoni i valori, le norme e i miti del regime. E ci avevano creduto a credere, obbedire e combattere. Oggi c'è ancora chi ci crede in una dimensione un po' singolare. Ma insomma, quindi per loro ritrovarsi di fronte alla sconfitta, e lui subito capisce che quella è una sconfitta, si sente avvilito e addirittura si vergogna, ma si vergognano proprio perché avevano pensato di combattere in un certo senso per una buona causa, erano militari, facevano il loro dovere. Cosa dovevano fare? Il regime ormai, gli antifascisti, li aveva costretti sostanzialmente all'esilio quando non li aveva ammazzati prima, come Matteotti e tanti altri. Quindi, oppure erano in sonno, diciamo, nei confini dell'Italia. Questi erano i giovani come Salvatore, per di più erano soldati. E la cosa importante da dire è che quando vengono catturati all'indomani dell'8 settembre, i soldati e i sottufficiali vengono separati dagli ufficiali. I tedeschi avevano da questo punto di vista una logica stringente, no? Cioè togliamoli dalla catena di comando, lasciamoli sperduti a non sapere che fare, perché un soldato, se tu non gli dai un ordine, ha difficoltà a decidere. Quindi questa è la loro situazione.
la prima cosa che gli viene chiesta, e questo è importante perché accanto al fatto che sono stati costretti a fare tante cose, c'è anche il fatto che hanno cominciato finalmente, lo dice anche Salvatore nel suo diario, dopo 20 anni a dover decidere qualcosa, a dover scegliere. Lui lo dice chiaramente, dice: qui c'è stato qualcuno che ha deciso di andarsene, lui fu catturato in Grecia, c'erano i partigiani greci, avevano stretto rapporti anche con una parte dei militari italiani, la storia di Cefalonia, magistralmente raccontata da Elena nei suoi libri, e ci dice questo. Alcuni decisero di scegliere, di fronte all'8 settembre, di salire e combattere con i partigiani greci. Altri invece decisero che bisognava tenere fede all'alleanza con i tedeschi e che bisognava combattere con i tedeschi. Due estremi, ma entrambi praticati da alcuni. Che fare? Per la prima volta si trovano di fronte ad una scelta. E allora, quello che è certo ed è verificato a livello storiografico è che la prima cosa che gli viene proposta subito dopo la cattura a tutti è se non vogliono combattere con la Wehrmacht, nella Wehrmacht o nelle SS al fianco dell'alleato tedesco. I più politicizzati, quelli che venivano dalla milizia fascista, una consistente parte, ma una minoranza ovviamente, accetta, ci sono, come in tanti altri paesi europei, dei gruppi di SS italiani, come molti hanno combattuto poi con la Wehrmacht. Ma Salvatore Incorpora, come la stragrande maggioranza degli altri, dice no, io con i tedeschi, ancorché alleati fino a ieri, ci andavo a cena magari con i miei commilitoni tedeschi fino al 7 settembre, però io non ci combatto. E guardate che questo fatto non è di poco peso. Questo primo no, che li riguarda tutti, è una forte presa di posizione antifascista, no, va bene? È stanchezza della guerra, consapevolezza della sconfitta, cominciano a riflettere su che cosa a che cosa sono stati portati dal fascismo, comincia una lenta presa di coscienza, guardate, che poi andrà avanti, perché se non fosse andata avanti non ci saremmo poi ritrovati la lotta partigiana e poi la Costituzione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è importante questo primo no. I tedeschi hanno due priorità: li vogliono punire per il tradimento e li vogliono usare come forza lavoro. Allora, i soldati, come Salvatore, lavorano per tutto il tempo in cui si trovano nei lager del Rai. E guardate, è chiarissimo dal diario di Salvatore, i tedeschi gli fanno fare, per questo lui dicevo, provate a cercare nelle sue opere cosa vi sembra che risalga, perché io poi, quando da storico trovo un diario come quello di Incorpora o vedo i suoi quadri, aggiungo qualcosa alla mia interpretazione di quel periodo. Allora, noi abbiamo sempre detto che il viaggio terribile che gli viene fatto fare, lui dice 90 scarponi in un vagone, quindi 45 uomini pigiati all'inverosimile, senza poter fare i loro bisogni corporali, senza cibo, senza acqua, una condizione estrema. Questo avviene dopo pochi giorni dalla cattura, quando prima li ingannano dicendo che li portiamo a casa, allora sono più contenti, si mettono a prendere il sole sopra il vagone, si torna a casa, poi questi treni, invece di girare, che risalgono i Balcani, invece di girare a sinistra, vanno dritti e riportano in tutti i territori del Reich, o tedeschi, o polacchi, o comunque tutte le zone occupate. Allora, questo viaggio terribile non è solo punitivo,
è anche un modo, secondo me, per portarli poi a lavorare, facendogli pensare e sentire materialmente che quel lavoro, tutto sommato, rispetto a quel vagone, è quasi una liberazione. E lui così la vive, lui dice, meno male, finalmente almeno una routine di lavoro, almeno dei pasti ad ore definite, è migliorata la situazione, rimane sempre una situazione di una pesantezza assoluta, non solo per gli alti forni e per il clima in cui si trovavano a lavorare, ma perché veramente il trattamento è da lavoro forzato. E quello che emerge da questi diari, come quello di Salvatore, è che è a tutti gli effetti lavoro coatto. Poi succedeva che quelli che stavano in Italia, i parenti, sotto le bombe, nelle città italiane, pensavano che loro stessero in vacanza. Ecco, ma in realtà non era una vacanza, ma questa è una delle ragioni della rimozione. Gennaro Iovine, il protagonista di Napoli Milionaria, quando torna in Italia vorrebbe raccontare le sue storie, tutti gli dicono, ma stai zitto, non ne vogliamo proprio sapere, noi qui addirittura magari stavamo peggio di voi. Questa è un'altra delle ragioni della rimozione. Allora, le condizioni di vita e di lavoro sono terribili e rispetto agli ufficiali che ritrovano una dimensione di solidarietà collettiva tra loro, quello che è interessante per un soldato come Salvatore, che aveva dei compagni e amici, alcuni di cui parla nelle sue memorie, si crea invece una dimensione di solidarietà con la popolazione polacca, con gli altri prigionieri, magari con le donne russe, con le donne polacche che lavoravano negli stessi luoghi. È molto bella, si sente nelle sue parole la crescita di questa dimensione collettiva, verrebbe da dire quasi una dimensione europea, no? Ante litteram, ma è molto significativa. È una delle cose che fanno sopravvivere l'amicizia con quella famiglia polacca che ricordava Elena, è molto importante. Dopodiché la dimensione della scelta continua, perché quando arrivano i russi liberatori, tra virgolette, devono di nuovo scegliere che faccio, seguo i tedeschi nella ritirata per non cadere dalla padella nella brace, oppure aspetto i russi sperando che il trattamento sia migliore? E anche questo lui lo deve decidere, e lui lo decide di aspettare sostanzialmente i russi. Tra l'altro, in questo è stato molto, lui era un soldato che aveva quasi un piglio da sottufficiale o da ufficiale, tant'è vero che guiderà i compagni nella ultima terribile, difficile strada del ritorno, e lì decide, ed è stato fortunato in questa scelta perché gli ha consentito, diversamente da altri, di tornare in Italia con un certo anticipo rispetto a tanti, quelli che furono catturati dai russi e portati nei lager sovietici dell'est, sono tornati alcuni anni dopo, quando sono tornati, perché erano pur sempre i fascisti dell'esercito mussoliniano e del Reggio, e quindi il Reggio, insomma, non è che faceva agio sul mussoliniano. Lui da questo punto di vista ha fatto la scelta giusta, ma anche lì si doveva cominciare a scegliere, come poi si sceglierà, come tanti sceglieranno, ovviamente potendolo fare, soprattutto in Italia, di salire in montagna e combattere con i partigiani, come poi la maggioranza del popolo italiano deciderà di scegliere quando si tratterà di stabilire se repubblica o monarchia. Vedete, la storia successiva comincia lì, comincia in quei 20 mesi, che sono i 20 mesi più tragici della storia d'Italia, perché l'Italia era spaccata in due, anche in tre, perché tutta la zona nord-est era sotto diretta sovranità tedesca, e come si
viveva a Firenze non era come si viveva a Milano. Chi era siciliano, dato che i suoi familiari erano nel Regno del Sud, non riceveva nemmeno mezzo pacco di viveri da casa e guardava con invidia i soldati lombardi, veneti, che almeno potevano ricevere qualche pacco. Quindi c'erano anche delle forti differenze da questo punto di vista. L'Italia era spaccata anche nel mondo dell'internamento. Allora, potevano rifiutarsi di lavorare? Io penso di no, onestamente. Era lavoro coatto da ogni punto, erano veramente schiavi da questo punto di vista. Se qualcuno di loro avesse provato a dire no, io oggi non lavoro, probabilmente lo avrebbero ammazzato. Se qualcuno non rispondeva a un ordine perché non capiva il tedesco, veniva ucciso. Se una sentinella decideva di guadagnarsi una licenza ammazzandone uno e gli sparava dalla torretta del lager, è successo, le cose che vi sto dicendo sono tutte documentate nei diari. Allora, questa è la realtà di Salvatore. Allora, per concludere, che cos'è allora? Io credo che per questi uomini come Salvatore, che ripeto non sono stati eroi, lui non sappiamo se abbia ogni tanto provato a certo non si è sottomesso totalmente ai tedeschi, ha sopportato il lavoro cercando di sopravvivere nel modo migliore, non so se abbia compiuto qualche azione di boicottaggio, ma non lo sappiamo, lui peraltro non ce lo dice, peraltro insomma, era difficile farlo. E allora li possiamo, io credo, assimilare a quello che uno studioso del totalitarismo dice, sono uomini, e questo guardate nelle memorie e secondo me anche nei quadri di Salvatore emerge, che hanno un profondissimo senso della dignità umana, cioè cercano in ogni condizione, anche nella puzzura più enorme di quei vagoni pieni di escrementi e di gente che litiga, perché poi ci sono gli egoismi, accanto alla solidarietà in quelle condizioni. In ogni modo provano a conservare la loro dignità. È poca roba, è lavarsi tutte le mattine, è avere una parola di solidarietà per un compagno, è creare un rapporto solidale con i polacchi, ovviamente a loro volta vessati dai russi, è costruire per loro un presepe per il Natale del 44. Quindi questo elemento della dignità, che non è eroismo, ripeto, però è quello che gli ha fatti, io credo, sopravvivere, gli ha fatti tornare in Italia. Il suo diario si intitola Quell'andare. Voi guardate questi piedi enormi che lui dipinge nei suoi quadri, accanto alle mani che sono pure enormi. Beh, io insomma mi sembra difficile, no? Lui ha fatto circa 1000 chilometri a piedi. Solo a piedi, poi prendevano i treni, i vagoni piombati. Pensate quanta distanza avrà potuto fare in 20 mesi. È chiaro che dipinge dei piedi enormi alle sue figure anche del periodo che non ha magari un diretto rapporto con l'internamento. Io credo che Salvatore sia davvero uno dei pittori della dignità. Grazie al professor Zani. Adesso è la volta dei fratelli in corpora. C'è una prima, una portavoce, diceva così. C'è una portavoce, c'è un... ma possono anche parlare Gemma. Gli altri, se vogliono. Gemma, la dottoressa Gemma, lei nella vita ha fatto qualcosa di molto bello, devo dire, dal punto di vista professionale, si è occupata di bambini e bambine, essendo pediatra, e chissà che una chiave di lettura.
che tenga conto anche di questa esperienza professionale, non ci possa, quindi, alleggerire un po' le riflessioni. Sì. Prego. Intanto buonasera a tutti e grazie per essere qua e per averci dedicato questo tempo, averlo dedicato alla fondazione, a questa magnifica fondazione che avete a Pescara, ma averlo dedicato anche a noi, al nostro papà. Nicola, cosa dirti? Io intanto ti devo ringraziare. Per noi essere qui stasera ed essere dentro questa bellissima sede della fondazione è un privilegio, è un orgoglio e noi ti ringraziamo, è un onore e noi ti ringraziamo moltissimo. Desidero anche subito, perché poi temo di dimenticarlo, ringraziare i magnifici collaboratori che qui veramente rendono questo luogo e questo ambiente veramente speciale. Io parlo per prima, io sai soltanto ed esclusivamente perché lo sai bene, io ho tenuto maggiormente i contatti con tutti quanti, ma sapete anche perché è vero che sono pediatra, ma sono in pensione, non devo fare nulla e quindi faccio questo. Cerchiamo insomma di dare una ventata di allegria a questa cosa. Allora, la professoressa Elena De Rossi, di cui io veramente noi come famiglia ci onoriamo di essere amici, e noi l'abbiamo conosciuta in un pomeriggio estivo a Lingua Glossa davanti alla piazza del museo che noi con grande orgoglio anche noi abbiamo. Noi siamo un'associazione culturale e io vi invito a salire in questo piccolo paese di montagna ai piedi dell'Etna, però vi assicuro che è un paese che ne vale la pena riuscire ad andare, perché lì c'è l'Etna che è patrimonio anche quella dell'UNESCO, perché c'è uno stile di vita diverso da questo. Noi siamo montanari, voi siete marinari, e perché siamo riusciti a realizzare questo piccolo gioiellino che non ha nulla a che vedere con l'Imago, che è uno dei musei più belli d'Italia, però è anche una cosa che può essere vista, e quindi io vi invito tutti. Allora, in una serata estiva noi abbiamo avuto l'onore di conoscere la professoressa Elena Agarossi durante la presentazione di un libro. La professoressa Elena Agarossi, pur essendo non meridionale, però ormai è siciliana d'adozione perché va a villeggiare a Noto. Va al mare a Noto, ecco, diciamo che va al mare a Noto. E poi attraverso la professoressa Elena Agarossi abbiamo potuto conoscere anche il professore Luciano Zari, e di questo veramente ci sentiamo molto, molto onorati. Allora, quindi sono io a parlare perché sono sfaccendata e mi sono occupata di questo, però poi i miei fratelli, se vogliono, possono anche prendere la parola. Vorrei un pochino aggiungere questo. In realtà avrebbe dovuto esserci qui a parlare questa sera uno storico dell'arte, perché sarebbe la persona più appropriata a parlare delle opere di papà. Purtroppo non ha potuto essere qua il professore D'Amico, che voi però potrete leggere in presentazione nel catalogo del libro che più prossimamente uscirà. Non ha potuto essere qui per impegni, perché è direttore del Museo Valsecchi di Milano, a Milano, ha avuto una mostra molto importante lì e purtroppo non ha potuto presenziare a questo evento al quale ci teneva moltissimo. Allora, molto brevemente vi racconto che cosa andremo a vedere, e un po' vorrei anche rispondere al professore Mattoscio, perché noi siamo così un po' gelosi, ecco, direi il termine geloso, delle opere di papà. E noi siamo cresciuti dentro una famiglia di artisti. La nonna, la mamma di papà, era una scultrice, viveva in un piccolo paese della Calabria che si chiama Gioiosa Ionica, e lei aveva appreso a scolpire dal padre. Mio bisnonno si chiamava Rocco Bruno Murizzi, era uno scultore in legno, e per dirla proprio in maniera molto semplice, faceva i santi nelle chiese. Però era stato in una scuola molto importante, perché lui era stato allievo di Biancardi, che è uno scultore di scuola napoletana molto, molto, molto bravo. Potete andare un po' a vedere, vedrete che ci sono delle opere
sempre molto belle. Quindi diciamo che nella nostra famiglia l'arte l'abbiamo respirata da quando eravamo piccoli. E allora noi ora qui abbiamo portato e scelto una serie di opere. Naturalmente non abbiamo potuto svuotare il museo, perché questo non si poteva farlo. Però vi assicuro che abbiamo fatto una scelta e abbiamo selezionato delle opere che credo possano essere all'altezza di quello che ha fatto papà. Queste opere che noi abbiamo visto nascere, perché contrariamente a quello che si può credere, se io devo descrivervi cos'era papà, dopo tutto quello che hanno detto in maniera così meravigliosa, sia la professoressa Elena Garossi che il professore Zami, era un artista, ma era un artista normale, aveva la sua famiglia, c'eravamo noi ragazzi, vero che faceva tutto la mamma, perché lui pensava soltanto a scolpire, però noi ci siamo cresciuti dentro e l'arte ci riveste come una seconda pelle, io dico, pur non essendo nessuno di noi tre figli un artista. C'è chi scrive poesie, l'altro mio fratello si occupa di arte africana, ma noi non siamo artisti, non ci riteniamo di essere artisti, abbiamo fatto altro, però l'arte ci è rimasta dentro. E io devo dire che questa cosa la racconto sempre anche ai ragazzi quando andiamo nelle scuole, quando insegniamo ai ragazzi. Io dico sempre che l'arte e le scienze, io ho fatto la pediatra, l'altro mio fratello ha fatto l'ingegnere, l'altro ha fatto l'avvocato. Io dico sempre che l'arte e la scienza sono due fiumi paralleli che devono andare insieme, e che la parte umana nello spirito di ogni uomo deve essere maturata assieme alla parte scientifica, così come all'incontrario. E credo che questo sia avvenuto molto nella nostra famiglia. Per cui, pur avendo noi fatto altre cose, ci siamo sempre occupati e abbiamo creduto moltissimo nell'arte. Cosa andrete a vedere questa sera? Cosa andremo a vedere? Andremo a vedere una serie di opere di papà che, così come hanno ben spiegato nella locandina, vanno dal 1953, quindi considerate, la guerra finisce nel 45, lui torna nel 45, si diploma, e incontra mia madre in Sicilia, ecco perché lui passa dalla Calabria alla Sicilia. Lui incontra mia madre in Sicilia e viene in Sicilia. Quando lui vede per la prima volta il Monte Etna, lui dice: non verrò qui neanche morto. Invece poi ci viene da viva, perché poi all'incarico, come succede sempre, ecco questo trapasso, diciamo, dalla Calabria alla Sicilia. Allora, cosa andremo a vedere? Andremo a vedere queste opere a partire dal 54 fino al 2003. Le opere non hanno un percorso strettamente antologico, cioè da una data all'altra, ma diciamo che sono state messe per sezioni, considerando i quattro argomenti, diciamo, i quattro indirizzi verso i quali mio padre si è più espresso, dove ha sentito di più di esprimersi. Nella prima parte della mostra voi vedrete le opere più antiche, e quindi sono anche i quadri di genere. Ancora lui non ha trovato il suo linguaggio espressivo, che è l'espressionismo, e quindi troverete delle opere più classiche. D'altra parte usciva dalla scuola classica materna, e quindi troverete le cose più classiche. Appena poi salite le scale, arrivate al primo piano, lì tra gli anni 60 e 70 si forma quella che è la sua tendenza artistica più consona al suo modo di sentire, che è l'arte espressionista. Lì troverete, comincerete a trovare questi arti, come già vi hanno detto, deformati, questi mani grandi, questi piedi, che hanno il significato storico di cui vi parlavano loro, il significato storico di una vita iniziata in un paese, quale Gioiosa Ionica, che era in un paese molto povero, la gente andava a piedi, scalza, soltanto il barone nel paese aveva le scarpe, racconta papà, e in guerra, lui dice, tornò a casa che aveva piedi forti, perché lui vedeva la gente morire congelata per strada.
E allora qui troverete queste figure così deformate, con questi volti triangolari, dove la figura umana diventa la materia del suo modo di esprimersi, perché lui ama dipingere l'uomo in tutte le sue varianti. E la figura umana così deformata è la figura umana il più spesso delle volte sofferente. Nell'ultimo periodo della vita le sue figure poi diventeranno un pochino più leggere, forse lui aveva in parte un po' rimosso, aveva già espresso tutto quello che doveva dire, e quindi negli anni poi dopo il 2000 troviamo delle figure meno forti nel dolore. E quindi qui troverete questa parte di arte dove lui affronta due tematiche che sono le più importanti: l'arte sociale, dove c'è una serie di figure di immigranti, la strage dell'Eisel, cioè argomenti sociali che lui ha vissuto, e per questo è stato accomunato anche a Guttuso, che anche lui ovviamente si è occupato di arte sociale. Però mentre Guttuso aveva un colore politico ben netto, in corpo mio padre questo colore politico non l'ha mai avuto. Accanto a queste opere troverete un'altra fetta di arte di papà, che sono le opere cosiddette del periodo in cui lui si ispira a uno scrittore siciliano molto noto, che è lo scrittore dei Vinti. Perché lui è Giovanni Verga? Perché lui si ispira a questo scrittore dei Vinti? Perché lui ha vissuto per lungo tempo coi Vinti, perché in guerra erano vinti, perché la povertà parla di uomini vinti. E quindi in un periodo della sua arte ci sono alcune opere che si ispirano, senza volere raffigurare gli scritti di Verga, ma ispirandosi soltanto come sentire alle opere verdiane. Al centro del secondo piano, in alto, troverete i presepi, così come troverete al centro della sala in basso alcune opere di carattere religioso. Papà ha sempre fatto opere di carattere religioso. Qui troverete soltanto pitture e sculture, ma lui ha fatto delle importantissime, enormi vie crucis nelle chiese, ha fatto battisteri, ha fatto porte per gli ingressi delle chiese, quindi è anche un artista che si è espresso nelle grandi dimensioni. Perché l'arte sacra? L'arte sacra perché il bisnonno scolpiva i santi in legno, ma l'arte sacra, ma il presepe perché? Perché la nonna Gemma era una figurinaia, lei lavorava molto la creta, mentre suo padre aveva lavorato in legno, lei lavorava la creta e faceva i pastori. Voi sapete che in tutto i primi anni del Novecento tutti facevamo il presepe non si faceva con i pastori comprati di plastica, ma si faceva con i pastorelli che venivano comprate, e la nonna era famosissima in Calabria, moltissimi hanno questi pastori. La nonna faceva anche le madame, cioè delle figure col costume calabro. Da qui l'amore per il presepe, che nasce, è il primo presepe che lui fa da solo, senza l'aiuto della sua madre, di sua mamma. Lui ha avuto la fortuna di avere una madre è una madre maestra della sua arte. E allora da qui l'amore per il presepe, che lui farà per tutta la vita, anche quando i critici a volte gli dicevano tanto il corpo che fa presepi. Lui non gli interessava assolutamente, continuava a farli. Oggi i presepi di papà obiettivamente sono famosi in quasi tutta Europa, perché lui è esposto per tutta l'Europa. Ecco, poi alla fine troverete gli ultimi quadri, l'ultima parte dei quadri, dove troverete anche dei temi che sono dei temi vari. Ma queste sono le quattro tematiche più importanti. E ovviamente avete già visto, forse qui non rende bene, ma effettivamente il sindaco, che ringraziamo sentitamente e al quale porgerete i nostri ringraziamenti, perché è stato anche quello un onore averlo qui, ha detto molto bene questo contrasto del colore. E lui diceva che il colore si grida, che bisogna gridare con il colore. È tutta una corrispondenza che lui ebbe con lo scultore Messina, perché il museo che c'è a Lingua Glossa e che Messina incorpora
e perché i due artisti per tutta la vita sono stati amici, si sono scritti pur non essendosi mai conosciuti. Ecco, io mi fermo perché l'ora è tarda, perché forse abbiamo anche preso troppo tempo. Rinnovo l'invito, rinnovo i ringraziamenti infiniti del professore Mattoscio, infiniti, e rinnovo l'invito a, in Sicilia, a vedere anche il nostro museo. Grazie. Bene, ridisco che Gemma è figlia innamorata naturalmente del papà e dell'artista Salvatore, ma è davvero una competente, appassionata, brillante, che ci ha aiutato molto, poi vedremo che è proprio così come lei ce l'ha presentato, la mostra allestita alla Maison des Arts della Fondazione Pescara Abruzzo. Adesso abbiamo ancora qualche minuto e poi andremo a inaugurare la mostra. A disposizione di chi vuole intervenire, per il tutto, se, non so se vogliono venire anche gli altri fratelli, ecco qui, sì, ed è giusto che sia così. Allora, mi associo ai ringraziamenti di mia sorella nei confronti di tutti voi. Non voglio annoiarvi, perché penso che a questo punto la cosa più importante invece sia andare a vedere la mostra, perché ve l'abbiamo raccontata, Gemma ve l'ha raccontata, però credo che la curiosità è quella di vederla. Voglio testimoniare soltanto con un collegamento brevissimo fra quello che splendidamente stasera è stato detto dai due professori e il papà e la sua arte. Mi sono chiesto tante volte, in vita, quando arrivavo a casa, come diceva Gemma, noi abbiamo vissuto l'arte e trovavamo, credete, era un'esperienza molto bella, vedere sul tavolo, perché non lavorava tra i scolici, ma sul tavolo, vedere una serie di sculture che erano state create durante la giornata, o una serie di pitture che erano state create durante la giornata, creare, quindi vedere queste opere che erano state create, era bellissimo. Mi sono chiesto sempre questo, professore, papà avrebbe realizzato queste opere senza la guerra? Ecco, sarebbe stato un artista, come diceva Gemma, perché è nato figlio di Gemma e nipote di Rocco Muzzi. Sarebbe stato un artista, ma sarebbe stato un artista diverso. Ecco perché oggi forse siamo qua, di questo vi ringraziamo, perché c'è veramente questo connubio fra la guerra, fra i patimenti che lui ebbe e la sua arte. Di tutto questo. Grazie al ciclo.